Non sono, non sono io. Sto lavorando a Lissone per la sala VAR. Ogni partita che gioca l'Inter io sarò l'addetto alla sala VAR, nel senso che ormai abbiamo visto, no? In Napoli-Inter, Inter-Genoa, Inter-Udinese, oggi Juve-Inter, l'abbiamo visto un po' di cosuccia, no? Credo che ci sia ormai poco da dire sul VAR che ha reso, sta rendendo giustizia per come vuole il capo degli arbitri, come vuole il presidente della FIGC, come vuole la Marotta League, come vogliono tutti i prescritti cartonati, perché così sicuramente rende giustizia e non c'entra il rigore sbagliato da Henry perché il calcio è episodico. Tu devi fischiare la gomitata che è rosso diretto, in questo caso non sono d'accordo con Marelli nel discorso perché quello è a palla lontana, hai voluto dare una gomitata al tuo avversario e conta il gesto e per me è espulsione, almeno così dal mio punto di vista. E non c'entra nulla se è più forte, se vincerà alla fine, c'entra il fatto che ora fortunatamente si stanno svegliando un po' tutti, per l'assurdo Chiariello, tifosissimo del Napoli, anti-juventino più che altro. Oggi Sogliano, Sogliano è uno che non parla mai in pubblico, Sogliano è uno che non lascia una parola, Sogliano è uno che non parla e parla che non è un errore quello che è successo oggi, è altro. E lui parla di rispetto, ma ovviamente si riferisce alla malafede. Contenti voi, contenti tutti, io ripeto, mi offro per andare a Lissone con gli altri arbitri nella sala VAR ad ogni partita dell'Inter, tanto non servono super professionisti, non servono quelli preparati, non servono quelli che guardano i monitor, servono soltanto far andare avanti il gioco quando è a loro favore o altro. Io farei vedere ancora 4-5 foto in giro per Milano di Gravina con Marotta, qualche altra cena, perché questo rende la credibilità. Il calcio va esportato, DAZN aumenterà gli abbonamenti, ogni 2 settimane ci sentiamo la rottura di palle di Rocchi che deve giustificare il tutto. Ricordiamo che questo Fabbri è palla palla Ranocchia Belotti, è quello della strisciata di Berardi su Bremer, è quello che a Malinowski andava bene il giallo, non il rosso su Yıldız, è questo personaggio qui. E guarda caso ieri è stato cambiato l'arbitro, l'altro ieri l'arbitro che doveva arbitrare prima l'Inter ed è stato messo Fabbri. E io ieri così avevo scritto su X, sull'ex Twitter, come voleva dimostrare, l'AIA si presenta col suo uomo migliore a San Siro. E sarà sfortuna, sarà coincidenza, sarà un incidente di percorso, sarà qualche altra cosa, è successo che hanno regalato altri 2 punti a quelli là, ai beceri, diciamo, del calcio mondiale, perché poi c'è da vedere il Barella che lancia il pallone lontano non viene ammonito, dopo il rigore sbagliato da Henry, i parrocchiani sembravano quelli che giocano il venerdì prima di andare a ubriacarsi tra amici, dopo il rigore sbagliato da Henry, si vede tutta la sportività. E poi parliamo del bastone. Il bastone è dritto, quello che si fa imboccare la pizza in diretta TV dalla mamma mentre sta guardando una partita, e questo è grave proprio per l'elemento che è. Fosse stato Gatti staremmo dicendo antisportivo, cattivo, antipatico. La narrazione oggi è un'altra, che Henry ha sbagliato il rigore, perciò nessuno si deve lamentare. Questo è l'errore più grave, questo è quello che volete voi puritani del... Ora è passato Natale, perciò diciamo più buoni anche meno. I puritani vogliono questo, contenti voi, contento tutti. Ma io sono contento soprattutto perché dopo 6 anni che c'è il VAR e si vede cosa succede dentro il VAR e cosa stanno facendo, qualcuno comincia ad aprire gli occhi che non sono i juventini, perché noi poi se siamo bravi saremo capaci di vincere sul campo. Ma ovviamente se al campo si aggiungono 6 arbitri, 10 monitor, 12 replay e non si vede quel fallo di Bastoni, se non è malafede, ditemi voi che cos'è. Se non è malafede una FIGC che fa stare in vita una società con 800 milioni di debiti e 160 milioni di patrimonio netto negativo, ditemi voi cos'è. Se non è malafede una FIGC, una Lega che fa fare mercato a gente che non sta in piedi materialmente, economicamente, che non ha una società, che non ha una proprietà, che non è solida, ditemi voi che credibilità è.
Superlega come on, Superlega avanti, così si vedrà il calcio gratis per tutti gli utenti e gli amanti di questo sport, ma non perché si vince e si perde, perché così almeno si guarda il calcio gratis, perché io pagare per vedere ste pagliacciate, vedere la faccia di Rocchi ogni 2 settimane dire stronzate su stronzate, che è diventato uno show per giustificare, anziché punire, anziché lasciare a casa gli arbitri, li vai a toccare il portafoglio, li troviamo sempre sui campi a fare danni, e Fabbri è il peggiore di tutti perché fa danni a favore sempre di una squadra. C'è qualcuno che questa cosa se la deve chiedere, se ci fossero persone che ci tengono veramente alla credibilità di un campionato. Detto questo, rimane la squadra più forte, rimane una bella squadra, una squadra fastidiosa il Verona. I miei amici di tifo volevano per forza che si vinceva 8-0 in casa in campionato contro il Verona, così non è stato. Perciò cosa vuoi dire a una così tale vergogna che fa tutto schifo? E quelli più giovani di me si devono avvicinare al calcio, non lo so in che senso, non so in che maniera, perché come giustifica i ragazzini quello che si è visto, perché non è stato annullato il gol, visto che fate tanti moralisti populisti del cavolo, e state facendo perdere la pazienza a gente che ha ormai determinati anni, che è appassionata di calcio da 35 passani, che vede anche il calcio più lontano del mondo, come può essere diretta Serie C, come può essere la Liga Brasiliana, come possono essere i campionati argentini, quella roba lì. Però il tutto sta perdendo gusto, perché così non è una lotta, così è un sistema guidato, così è un sistema di malafede, così è un sistema che non va bene, così è un sistema che non si tratta di tifo, non si tratta di maglie, non si tratta chi ha ragione o meno, si tratta che sono cose troppo evidenti per credere solamente ad un errore. Gli interisti sicuramente ora sono contenti, qualcuno commenterà gobbo, ladro, siete incredibili, tutte queste minchiate qua solite per nascondere la loro storia di quello che sono loro. Io mi tengo alla larga da determinati personaggi, soprattutto quello che va ogni 2 settimane il lunedì a commentare e giustificare gli arbitri. Mi tengo alla larghissima del presidente della FIGC, che da quando c'è lui il nostro campionato si vende meno, ancora meno credibilità. Ricordiamo che il VAR non doveva far vincere la Juve, abbiamo vinto 3 campionati anche con il VAR, nonostante episodi sempre a sfavore, perché gli arbitri sono andati molto più volte a vedere quelli contro la Juve. Non importa, non importa. Cosa vogliamo dire ancora? Che si è vista una partita equilibrata, che si è vista una partita che poteva vincere chiunque, si è vista un Inter che sembra un po' più in difficoltà fisicamente, dove arriva Lautaro Martinez, ovviamente cambia la qualità soprattutto in attacco e gioca meglio anche Thuram, se vogliamo parlare un po' tecnicamente. È entrato Arnautovic, ha salvato 2-3 gol per l'Inter, il resto poi è storia. Io, amici miei, vi saluto da Lissone, è tutto. VAR Verona 2-1, VAR Verona, Fabbri, Gravina, Rocchi, Lissone 2-1. Ciao a tutti.